Oh, AC Milan! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale. Lorenzo Lollo, giorno dopo ragazzi, il giorno dopo la partita di Roma-Milan. Tutti belli soddisfatti, tutti belli contenti. Ieri è stata proprio una bella partita che per lunghi tratti abbiamo dominato, per molti tratti abbiamo imposto il nostro gioco e il nostro mister Pioli ha portato a braccetto o per le orecchie, ha preso Mourinho e l'ha portato a braccetto per lungo tempo. Volevo dirvi una cosa ragazzi, ero indeciso se fare finta, quindi non parlare di questa cosa, volevo non parlarvene, poi visto tutto il clamore mediatico che ha avuto questa notizia, ho deciso di parlarvene. È andata al di là anche di quella che erano la mia semplice segnalazione di una cosa che mi ha dato molto fastidio. Mi avete scritto in tantissimi, l'ho postato sul mio account Instagram, l'ho postato soprattutto sul mio account Twitter dove è nata questa bufala, ed è giusto che io ne parli un attimino con voi. Cosa è successo? Che l'altro giorno un simpaticone di voi, non di voi perché non lo repito, io quando dico voi mi riferisco a qualcuno che fa parte della nostra famiglia dei milanisti official, qualcuno che fa parte della nostra famiglia di milanisti e rossoneri. Questo qua probabilmente fa parte della famiglia del Milan, perché mi sembra di aver capito che è un tifoso del Milan, ma sicuramente non fa parte e non voglio neanche averlo qua nella nostra famiglia dei tifosi del nostro canale di Lollo i milanisti official. Cosa è successo? Questa persona qua ha avuto la fantastica idea di mettere in giro la notizia che io non in questa notte qua appena passata, ma nella notte precedente, raga, non ci crederete, ma questo ha messo in giro la notizia che io ero morto durante la notte. Ora, al di là di veramente voglio spenderci un minuto, perché già è stato questo personaggio qua già è stato espulso da Twitter, già ha preso un casino di legnate da tutte le parti, insulti, grazie veramente a tutte le centinaia e centinaia di persone che hanno retweetato il mio post, grazie veramente a tutti per l'appoggio e grazie per lo sdegno che c'è stato per questa persona. Vi dico solo una cosa, cioè al di là della persona che si qualifica da sola mettendo in giro una palla del genere, mi ha dato fastidio questa cosa che io da papà, pensando a quello che ha scritto questa persona qua, ragazzi, mi si è gelato il sangue. Solo l'idea di poter abbandonare la mia famiglia è una cosa che, ragazzi, quando l'ho letta veramente mi si è gelato il sangue. Non so se si capisce bene dalle mie parole, ma è una cosa che veramente mi ha raggelato il sangue, l'idea di lasciare qua la mia famiglia. Quindi basta, volevo solo dire questo e non voglio più dar peso alla notizia di questo stupido, perché di fatto stiamo parlando di uno stupido, e volevo ringraziare un'altra volta veramente, raga, tutte le centinaia e centinaia di persone che mi hanno scritto denunciando questo scemo per questo e questi scemi che poi hanno riportato la notizia. Grazie a Dio per adesso sono ancora qua e sono ancora qua tra di voi e sono ancora con il sorriso in faccia. Bene, allora, al di là di questa spiacevole cosa che mi ha dato veramente fastidio, ma mi ha deluso, ragazzi, perché comunque chiudo qua e poi non ne voglio parlare più. Io comunque sono una persona, ragazzi, chi mi segue da tanti anni lo sa, io non litigo mai con nessuno, non parlo mai male di nessuno, non alzo mai i toni, cerco di buttarla sempre sul ridere e sul divertirci, perché già la vita per tante persone che mi seguono e in generale già la vita è difficile di per sé. In più, ragazzi, se ci mettiamo anche il carico d'accento su tante altre cose, poi va a finire veramente che il calcio diventa anch'esso una cosa pesante. Quindi il fatto che io comunque affronto sempre tutte le cose con il sorriso e trovarmi tirato in mezzo ad una cosa dove io non c'entravo assolutamente niente, perché lo dico sempre, raga, uno può anche non essere d'accordo perché tifa un'altra squadra, può anche non essere d'accordo con quello che dico, datemi dell'aziendalista, datemi del Lollo, tutto quello che volete, ma ci sono cose come quella che è successa che vanno al di là. Cioè questa cosa che ha fatto questo ragazzo va al di là delle cose che sono consentite, e io rimarco ancora quello che dico sempre, che secondo me per andare su internet e postare delle cose su internet uno deve essere responsabile di quello che scrive. Quindi ci dovrebbe essere una carta d'identità che dichiara tu chi sei, Giuseppe Rossi ha scritto questa cosa, perché se poi io dopo io ti voglio denunciare perché tu scrivi queste cose, io so che sto denunciando Giuseppe Rossi e non che le persone si nascondono
nascondano dietro a dei nickname o dei profili creati da poche settimane. Bene ragazzi, scusate se vi ho tirato in mezzo anche a voi in questa cosa, non vi ripeto, era una cosa che non volevo neanche parlarne, ma è giusto che io lo faccia, perché grazie a Dio, grazie a tutti voi 17.000 e grazie al canale Viola del Milan e la mia collaborazione con il Milan, ho la possibilità di parlare a tante persone, quindi se posso aiutare a migliorare un po' civicamente quella che è questa società, lo faccio con questo messaggio. Attenzione a quello che scrivete su internet, perché dietro a magari una persona che voi vedete tutti i giorni come me e magari me l'ha insultato o qualcuno si inventa le notizie, dietro c'è un papà semplicissimo che fa il suo lavoro come tutti voi per mantenere la propria famiglia. Basta, solo questo vi volevo dire. Bene ragazzi, vi voglio parlare del rendimento del Milan, vi voglio parlare di tante cose che adesso andiamo a vedere subito dopo la sigla. Vi chiedo solo la cortesia di lasciare pollice in su a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e basta. 1, 2, 3, sigla. Oh, partiamo subito nel parlare di una cosa. Allora, questo è un bel ragionamento che ho letto su un account Twitter che ho ripostato sulla pagina Milanisti e ve lo voglio leggere. Allora, rendimento del Milan. Il rendimento del Milan dà fastidio agli avversari, tutti, perché è il risultato di, due punti, attenzione, bellissima, spesa oculata, meno debiti, tanta competenza, qualità di gioco, risultati sportivi malgrado i tantissimi infortuni. Dati di fatto, quelli che vi ho appena letto, sono dei dati di fatto oggettivi che mandano fuori di testa chi non è abituato a vedere premiato il merito, perché il Milan oggi è primo in classifica, il Milan oggi sta ottenendo dei risultati sportivi e dei risultati fuori dal campo come società perché ci sono delle persone che sono in grado di fare il loro lavoro. Quindi il Milan in questo momento sta traendo vantaggio da quello che è il merito. Finalmente, poco succede raramente in Italia, ma in questo caso il Milan per merito è primo in classifica. E c'è anche una piccola rivincita che tanti di voi mi avete scritto e ho voglia di condividere con voi. Ma che fine hanno fatto i cagacci, quelli che noi oramai sulla pagina Milanisti chiamiamo i cagacci, quelli che volevano cacciare Baldini al 1° settembre, quelli che insultano Elliot ad ogni post, quelli che ma tanto arriviamo settimi perché siamo senza trequartista, dove sono quelli che come si fa a giocare con Salihamidžić titolare, quelli che hanno sempre ragione loro ma poi non ne indovinano mai mezza. Venite che adesso c'è spazio per tutti sul carro dei vincitori, no, però c'è spazio per tutti qua sul carro, perché noi facciamo andare bene tutto. Volevo parlarvi ragazzi di ovviamente non posso non parlare del discorso di Maresca, tra l'altro notizia di questa mattina da Sky: Maresca probabilmente verrà punito dopo Roma-Milan per tante cose che non sono andate bene. Ragazzi, Maresca, non mi piace parlare degli arbitri, ma in questo caso devo parlarne per forza. L'arbitraggio di Maresca e Roma-Milan, ragazzi, è stato un disastro. È stato un disastro sotto tanti aspetti. E mi ha colpito fino a un certo punto la reazione di Mourinho, come già vi dicevo nel video post partita di ieri. Per chi non l'avesse ancora capito, la tattica di Mourinho è sempre la stessa, e cioè quella di distogliere l'attenzione dalla partita e spostarla sugli episodi arbitrali. L'ha sempre fatto anche quando allenava l'Inter, quando allenava il Porto, quando allenava in Inghilterra. Questo è proprio il modus operandi classico che utilizza Mourinho. Da vecchio Volpone qual è? L'ha fatto, quindi spostare l'attenzione sugli arbitri, perché sugli episodi più che sugli arbitri, perché lui sa benissimo che in 11 contro 11 non ha visto palla a Roma, è stato umiliato tatticamente da Pioli. 15 anni fa questa cosa, la sua tattica, poteva anche funzionare, ma nel 20 e 21 è un comportamento al limite del ridicolo, sintomo di debolezza e di inferiorità. Spiegatelo anche ai tifosi della Roma, perché i tifosi della Roma, che ieri qualcuno mi ha commentato anche sotto il mio video, ha scritto ma Lollo, ma questo, quello, quell'altro, rigore, cioè, ma ragazzi, ma allora l'espulsione di Tonali? Non c'era? L'espulsione sul fallo di Tonali non era espulsione che poi non è stata data a tempo scaduto? Il fallo su Rebic che poi su Krunic, il fallo su Krunic che c'è prima dell'espulsione di Teo, quello non c'era? Cioè, è troppo facile andare a fare un'analisi della partita semplicemente guardando gli episodi che sono a tuo favore. Vai a vedere quelli che sono tutti gli episodi. Il rigore dato a Ibra, per me il rigore c'era, ma è una mia opinione personale. Non è detto che i tifosi della Roma debbano necessariamente essere d'accordo con quello che dico.
dal mio punto di vista il rigore c'era e ripeto, non siete obbligati ad essere d'accordo con quello che dico. Velocemente la Gazzetta, vi devo leggere i voti della Gazzetta: 7,5 a Pioli, Ibra 8, migliore in campo, Suprema, sì anche il mio è stato migliore in campo, peggiore in campo è stato mio zio Matteo Hernandez con voto 5, ovviamente dovuto al problema insomma di quel secondo giallo che ha preso, anche lì un po' viziato come vi dicevo prima. Tatarusano 7, Calabria 7,5, Kier 8, Tomori 6,5-7, Benasser 7, Kessi 7, Salamaker 6, Krunic 6, Leao 6,5, Giroud 6, Balloture 6 e Bakayoko 6. Ovviamente tutta la squadra, a parte l'unica insufficienza che è quella di mio zio Matteo Hernandez, tutta la squadra ampiamente sopra la sufficienza. Ho da segnalarvi, ragazzi, prima di chiudere, questa cosa su Rebic. Questa viene riportata da uno dei noti siti di calciomercato che dicono: Rebic non ha ancora superato il problema fisico che lo costringe ad allenarsi a parte. A questo punto è molto difficile che l'attaccante faccia parte della partita Milan-Porto. Chiudo questo video dicendovi una cosa, ragazzi: sia che sia Milan-Porto, sia che sia il derby che giocheremo senza mio zio Matteo Hernandez, c'è una cosa che abbiamo imparato del Milan: che chiunque va in campo dà il 100%. Poi, ragazzi, lo sappiamo tutti ed è inutile che ci raccontiamo le palle. Prima o poi succederà di perdere una partita, prima o poi succederà di pareggiarla, prima o poi succederà che giocheremo male. Ragazzi, nelle 30 e passa partite, 38, non mi ricordo quanto sono le partite di campionato, succederà ragazzi che noi perderemo una partita e faremo male. Mi raccomando, importante non fare un dramma e accettare che in un campionato di così tante partite può darsi che qualcuno poi alla fine vada male. Mi auguro che non succeda e mi auguro che li vinciamo tutte da qua alla fine del campionato, però sono anche realista e capisco che potrebbe succedere. Bene ragazzi, scusate per quel discorso iniziale, non volevo farlo, però visto il clamore mediatico che ha avuto questo mio post, mi sembrava giusto rendere conto a voi, con questo che è il mio canale principale di comunicazione con tutte le persone che mi seguono, mi sembrava giusto anche tranquillizzare tante persone che a quella stupidata ci hanno creduto. Perché ragazzi, qualcuno ci ha creduto a quella stupidata che ha scritto quel ragazzo lì, e mi dispiace perché non è giusto. Comunque nella vita bisognerebbe portare sempre un sorriso a tutti e essere sempre positivi, essere sempre contenti. Quando succedono quelle cose mi danno molto fastidio. Ragazzi, un saluto a tutti, forza Milan, e come sempre vada via il Kill Inter. Ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao.